Salve a tutti gente, ho una novità per voi che forse non sarà una novità, ma come tutti sapete è uscito Android Lollipop per Nexus 5 e per vari altri Nexus. Questo nuovo Android comprende delle nuove API, cioè delle nuove librerie, in grado di sfruttare meglio la videocamera del nostro dispositivo. Per il Nexus 5 è uscita questa applicazione che si chiama L-Camera, che adesso andrò a mostrarvi, che permetterà di fare video in 4K con il vostro Nexus 5. L'applicazione pesa davvero poco, la scarichiamo e la installiamo senza dover fare nient'altro. Eccoci qui, l'interfaccia è molto spartana, ci sono 3-4 impostazioni davvero semplici, ma la maggior parte di questo video vi farò vedere i video che sono riuscito a registrare. Quindi, mettiamo un soggetto, ecco qua il nostro amico Mitu. Allora, come vedete, per adattare la luminosità, quando entriamo nell'app, occorrerà premere, perché all'inizio sarà molto scura. Poi andiamo a vedere tra le poche impostazioni. Qui abbiamo, per cambiare dai video alle foto, qui abbiamo le impostazioni che sono universali, quindi se premete andrete in questa schermata anche nei video. Qui indica la qualità dei video, come si vede si parte dall'HD e i 60 fps sono bloccati. Per sbloccarlo occorre fare una procedura che però rende non funzionante la Google Camera, e sinceramente la uso di più, e quindi non abilito i 60 fps, che però questa fotocamera può registrare. Qui come vedete ho messo il massimo, cioè il 4K 30 fps in 4 terzi a 65 megapixel, quindi sì, ci sono tante impostazioni, ma siamo qui per provare il 4K. Come vi avevo detto, ovviamente è in formato 4 terzi, quindi non 16 noni, ma anche il sensore da 8 megapixel è così, giustamente. Quindi andiamo a vedere le tre principali impostazioni: il focus, che può essere autofocus oppure manuale. Come vedete possiamo scegliere se mettere o meno a fuoco. Adesso qui non si nota tanto, ma quando andiamo ad inquadrare più cose si nota, visto che si può sfocare tutto e mettere a fuoco solo in primo piano, oppure sfocare il primo piano e mettere a fuoco solo lo sfondo, come sta facendo adesso la mia videocamera di merda. Oltre a questo è possibile cambiare l'esposizione, quindi se abilitiamo quella manuale, come vedete il video diventa più fluido perché è più scuro. E qui è possibile settare la ISO, come vedete, per catturare il più luce possibile. Quindi ora bando alle ciance e andiamo a vedere un video fatto con questa nuova app. Eccoci qua, prova registrazione in 4K sul Google Nexus 5. Da notare che non ho detto LG. Finalmente si possono fare i video in 4K che sono in 4 terzi. Adesso sto andando molto lentamente perché il telefono è uno stabilizzatore del cazzo. Proviamo, cioè il 4K dà tutta la sua potenza quando andiamo vicino alle cose. Guardate la quantità di dettagli che ci sono qui. Ecco cosa può fare la fotocamera del Nexus 5. Sì, proprio quella merdata da 8 megapixel. Come avete visto, i risultati sono molto soddisfacenti, i video in 4K non sono per niente male, e questa è la dimostrazione di come con il nuovo Android L è possibile sfruttare al massimo la fotocamera del vostro dispositivo.